Attenzione agli ex, Gaetano è in bella forma. Io già so che domani Gaetano segnerà proprio scontatissimo. Attenzione a Pavoletti, attenzione a Petagna. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion e oggi in questa vigilia di Cagliari-Napoli siamo qui riuniti nella location alternativa appunto per parlare della partita di domani. Calzona purtroppo non parlerà oggi. Intanto fuori c'è casino. Dicevo, Calzona oggi non parla e vabbè, stendiamo un velo pietoso su questa cosa. Andiamo a vedere probabile formazione, l'avversario, vedremo un po' di cose in questo video. Prima però mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando che è totalmente gratis, attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, partiamo subito e voglio partire dicendo giusto due cose velocissime su quello che ha detto Spalletti ultimamente. Spalletti ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport e tra le varie cose si è parlato anche di De Laurentiis e diciamo la domanda che gli viene fatta è questa qui, me la sono segnata. ADL ha detto che lei gli ha fatto perdere 100 milioni e che non avrebbe dovuto lasciarla andare. Qua c'è il riferimento alla conferenza stampa che fece De Laurentiis qualche settimana fa. La risposta di Spalletti è abbastanza chiara. Dice questo: quale ADL ha parlato? Ce ne sono 4 o 5 in giro e non mi riferisco ai figli. C'è l'ADL grato, c'è l'ADL malinconico, c'è l'ADL rancoroso, oppure quello retroscenista. Ok, diciamo che qui, cioè, è una risposta abbastanza chiara, però io più che diciamo, commentare queste parole vorrei diciamo, fare una riflessione, fare una constatazione. Spalletti e De Laurentiis, rispettivamente 65 e 75 anni, da giugno in poi praticamente non stanno facendo altro che mandarsi frecciatine a vicenda. Cioè, Spalletti e De Laurentiis mi sembrano tanto quei due fidanzatini che si lasciano e che non riescono a superare la separazione e quindi si continuano a mandare frecciatine l'uno all'altro. Spalletti non ha detto una cosa sbagliata, perché questi cinque De Laurentiis diciamo che esistono, però è anche vero, cioè bisogna essere onesti, un po' lo è così anche Spalletti, perché uno giustamente potrebbe dire sta parlando qui lo Spalletti che voleva farsi l'anno sabbatico o sta parlando lo Spalletti che invece ha deciso di andare in nazionale non rispettando un contratto. Ecco, diciamo che qui si è fatto un piccolo autogol Spalletti, però io onestamente questo continuo tirarsi frecciatine da una parte e dall'altra a me non piace. Si poteva tranquillamente lasciarsi in maniera più tranquilla e meno fastidiosa, perché onestamente, cioè, a me questo senso sta arrivando, un senso di fastidio, cioè una roba che secondo me fa male anche al Napoli, questo continuo tira e molla tra loro due. Quindi giusto questo volevo dire, per me sembrano proprio due fidanzatini che si lanciano delle frecciatine a vicenda perché si sono lasciati male. Ecco, mettiamola così, perché per me questo è successo, si sono lasciati male. Mo' il perché non lo so e ognuno ha la sua interpretazione, però di certo si sono lasciati male perché altrimenti non continuerebbero a mandarsi frecciatine a vicenda da mesi a questa parte. Ecco, poi vabbè, chiude dicendo: gli auguro di centrare il mondiale per club che porta enormi introiti, e poi sul ranking dice c'è anche la mia mano, e su questo non c'è nessun dubbio perché l'anno scorso ci ricordiamo il cammino europeo fatto. Quindi questo volevo un po', volevo dire giusto la mia su questa diatriba bambinesca, ecco, mi sembra il termine giusto, bambinesca tra De Laurentiis e ADL che vi ripeto, rispettivamente 75 e 65 anni, non parliamo di due ragazzini, ecco. Comunque, chiusa questa parentesi, passiamo alla partita. Allora, qualche ora fa è uscito il report allenamento del Napoli. Ho caricato anche sul canale un post, il solito post che faccio giornaliero sul report, e ci sono belle notizie. Innanzitutto, Osimhen è recuperato, Gonge no, ancora
sta facendo personalizzato in campo, quindi sicuramente Ngocio domani non verrà convocato, speriamo che torni per mercoledì. E poi la cosa importante da dire è che nel report di allenamento non si parla di Politano. Se vi ricordate, Politano contro il Barcellona uscì un po' malconcio e non se ne parla né nel report di oggi né in quello di ieri, quindi verrebbe da pensare che diciamo, è recuperato totalmente. Quando non ne parlano vuol dire che è recuperato al 100%. Quindi Osimhen c'è, Gonge no, di conseguenza probabile formazione del Napoli. Non credo che Calzona farà tantissimi cambi. È vero, mercoledì c'è la partita col Sassuolo, però secondo me in questo momento Calzona preferisce fare affidamento più che altro sulle certezze e poi. Ma diciamo coi risultati potrebbe magari pensare anche di fare qualche cambio, ma oggi secondo me punterà molto sulle certezze, quindi io penso che farà questa formazione, ovviamente 4-3-3. Meretti in porta, Mazzocchi a destra obbligato perché Di Lorenzo è squalificato per somma di ammonizioni e finalmente mi verrebbe da dire assafà Maronna, si riposa sto povero Cristo. I centrali per me saranno Rahmane e Juan Jesus, però non escludo questo ballottaggio, cioè c'è questo Nathan che potrebbe giocare al posto di Juan Jesus, quindi teniamolo lì come ballottaggio. A sinistra sono abbastanza sicuro giocherà Mario Rui, penso che giocherà Mario Rui, anche perché ragazzi domani secondo me cioè, sarà una partita totalmente diversa da quella di mercoledì, perché il Cagliari non è il Barcellona, il Cagliari sicuramente domani ti aspetterà. Ti concederà il campo e proverà a ripartire in contropiede. Quindi, secondo me, domani metterà Mario Rui anche per questa cosa, cioè deve fare la partita il Napoli. Quindi, serve la qualità di Mario Rui, secondo me. A centrocampo, Lobban chissà, senza ombra di dubbio. Ballottaggio Zielinski Traoré. Si sta parlando di questo Zielinski che potrebbe giocare dal primo minuto domani, però, da quello che ho letto io, giocherebbe soltanto perché Traoré non è al 100%. Ci sarà sicuramente staffetta domani. Uno partirà dal primo minuto e l'altro subentrerà nel secondo tempo. La cosa certa, secondo me, è che non ci sarà Kjust con Anguissa dal primo minuto in contemporanea, perché l'abbiamo visto, ragazzi. Kjust e Anguissa insieme non possono, cioè, hai un centrocampo che non funziona, secondo me. Kjust e Anguissa sono l'uno la copia dell'altro, diciamo, più o meno. Quindi mi aspetto uno Zielinski dal primo minuto con Traoré che entra nel secondo tempo. E davanti quei tre, Pinamonti, sì, Politano, Kvara, Osimhen. Questi tre penso che giocheranno domani in attacco, quindi formazione abbastanza facile secondo me. Poi ragazzi, ovviamente qui sono tutte supposizioni perché Calzona non parla, quindi non possiamo sapere come ragiona lui, ma io credo che non si discosterà tanto dalla formazione di mercoledì. Detto questo, ragazzi, velocemente il Cagliari, come ho detto prima, partita tosta. Innanzitutto perché il Cagliari in classifica non è messo benissimo, penultimo con 19 punti, mi sono segnato qualche dato, di questi 19 punti 15 li ha fatti in casa, quindi è una squadra che si costruirà la sua salvezza in casa. Squadra che in questo momento sta affrontando un periodo difficile perché viene da 4 sconfitte e un pareggio. Ranieri ci ha detto che aveva anche rassegnato le dimissioni e la squadra diciamo che lo ha convinto a rimanere, quindi questo comunque è un segnale importante del fatto che squadra e allenatore vanno di pari passo, c'è cioè un legame importante. Ecco, quindi domani sicuramente ci aspetta un Cagliari assatanato, l'atmosfera manco ve lo dico, a Cagliari questa partita è un po' la loro partita dell'anno, quindi sicuramente l'atmosfera allo stadio non sarà tranquilla. Il Cagliari in casa delle big ha battuto solo il Bologna, ha perso con l'Inter, ha perso con la Roma, con il Torino, ha perso con tutti, diciamo, della zona sinistra della classifica, a eccezione del Bologna, e questo è un dato secondo me importante. Vi ricorderete la partita dell'andata che studiamo il Cagliari? Il Cagliari è una squadra che punta molto sui cross, è la squadra che crossa di più in campionato, è una squadra che fa tantissimi gol nell'ultimo quarto d'ora di gara, quindi attenzione alle finali, attenzione agli ex, Gaetano è in bella forma, io già so che domani Gaetano segnerà proprio scontatissimo, attenzione a Pavoletti, attenzione a Petagna, ci abbiamo tantissimi ex domani.
Poi, dal punto di vista del piano gara, mi ripeto, io domani mi aspetto un Cagliari che ti lascia il campo, che ti fa fare la partita. Domani, tatticamente parlando, secondo me è una partita importante. Mi aspetto un Napoli che faccia la partita e sono curioso di vedere come si comporterà per quanto riguarda le preventive e sono curioso di vedere come riuscirà a stroncare le ripartenze degli avversari sul nascere, perché ragazzi la partita di domani secondo me è scritta. Il Napoli fa la partita, il Cagliari sta dietro e quando ha possibilità riparte in contropiede con l'Uvumbo. Cioè secondo me sarà così la partita domani e quindi sarà fondamentale capire se il Napoli riuscirà a sventare questi contropiedi e se riuscirà a fare bene le preventive, oltre poi a fare la partita nella metà campo avversaria. Questo mi aspetto domani, oltre ovviamente ai 3 punti, perché ve lo ripeto, se vogliamo sperare nel quinto posto si devono fare 10 punti nelle prossime 4. Quindi già domani si deve cominciare a vincere, bisogna fare i filotti. È arrivato il momento di fare i filotti e potrebbero non bastare. Ecco, quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo tutto quello che abbiamo detto in questo video. Sarà uscito un video abbastanza veloce, però se, quando non c'è conferenza c'è poco da parlare nella vigilia. Detto questo, lasciate un like ragazzi se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale che è totalmente gratis, attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati su uscite di nuovi video. Detto questo, domani post partita come sempre e nel pomeriggio il pronostico della partita. Quindi detto questo ragazzi, buon sabato, buona domenica. Ah, aspetta, no, domani si gioca alle 3, giusto? Sì, si gioca alle 3, quindi il pomeriggio post partita, mattinata più o meno. Pronostico, ecco, perché si gioca domenica alle 3, l'orario classico. Quindi buon sabato, buona domenica, noi ci vediamo domani e sempre e comunque, Forza Napoli!